la situazione è questa e quindi dobbiamo ricominciare da qui, da dove in qualche modo ci troviamo. Cosa fare? Guardate, noi non abbiamo mai condiviso come CGIL l'iniziativa di bloccare gli istituti, per un semplice motivo. Noi siamo un sindacato confederale e pensiamo che all'interno dei luoghi di lavoro le nostre iniziative di lotta in qualche modo devono stare all'interno di diritti di cittadinanza e di diritti dei lavoratori che si tengono, come dire, in equilibrio, e non ci possono essere iniziative coercitive, a nostro avviso, che impediscono liberamente di aderire ad una forma di lotta o di aderire liberamente ad un convincimento. Lo sciopero è lo strumento cardine per noi, perché lo sciopero è un strumento di lotta costituzionalmente, come dire, sancito, dove i lavoratori liberamente aderiscono a forme di lotta, non potendo impedire ad altri di liberamente aderire o non aderire, e questa è la democrazia. Forme di lotta che in qualche modo mettono, separino i lavoratori. La nostra preoccupazione è che forme di lotta che dividono le categorie, che allontanino, come dire, pensi tra le categorie e con la società, sono forme di lotta che noi geneticamente, in quanto sindacato confederale dei lavoratori, che noi siamo la Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori, di tutti i lavoratori, non possiamo condividere. Ci rendiamo conto di una cosa però, e questo sarà argomento del nostro congresso, che noi oggi registriamo certamente una difficoltà per il contesto in cui siamo ad ottenere risultati con le forme di lotta tradizionali. E questo è un punto della nostra discussione congressuale, cioè di come noi oggi adeguiamo, rinnoviamo forme di lotta che all'interno dei nostri principi solidari e confederali, lo sottolineo, confederali e non corporativi, perché noi non siamo un sindacato delle corporazioni, noi non vogliamo essere il sindacato dei docenti, o il sindacato del personale alto. Noi siamo il sindacato dei lavoratori all'interno della società. Questa è la caratteristica della CGIL, di cui siamo fieri e siamo, come dire, difensori di questo patrimonio. Però ci rendiamo conto che c'è oggi, in questo momento, un problema che dobbiamo affrontare, che dobbiamo sviscerare per capire cosa troviamo, cosa, con quali alleanze, se ci sono nuove alleanze da fare, con chi, con quali soggetti, per contrastare questa deriva. Fare uno sciopero, ad esempio, per gli scrutini è una cosa, diciamo, che tecnicamente non regge nemmeno, perché evidentemente, siccome gli scrutini non si tengono in un'unica giornata nel paese, ma ogni scuola evidentemente ha il suo calendario, è, come dire, uno strumento simbolico più che altro, ma evidentemente non uno strumento che possa, ammesso che noi potessimo condividere questo, che possa in qualche modo creare un disagio. E già il fatto che noi ragioniamo creando un disagio, qualcosa, come dire, ci dà da pensare, ma in ogni caso non è uno strumento idoneo. Altra cosa è, e su questo, come dire, sicuramente può essere un momento di discussione, quella di creare momenti di discussione all'interno delle scuole. Noi su questo non abbiamo mai avuto paura di niente. Noi siamo quelli che ci vantiamo di portare tra i lavoratori i contratti che firmiamo, le piattaforme che presentiamo per la loro validazione, 1, 2, 10 volte ogni anno. Non è l'accordo separato che non abbiamo sottoscritto sulle regole contrattuali. Come dire, facciamo il bagno di democrazia una volta al mese. Però questo certamente può essere, diciamo, un elemento, cioè portare all'interno delle scuole, non soltanto per ascoltare cosa dicono i lavoratori, perché un sindacato deve avere l'onore e l'onore anche di fare delle proposte, deve mettersi anche in posizione di ascolto, perché l'ascolto è una qualità e una virtù di un'organizzazione sindacale, ma poi deve elaborare l'ascolto, decidere dei propri organismi e quindi proporre al movimento dei lavoratori, cosa che la CGIL si assume l'onere e l'onore di fare, come ha sempre fatto, iniziative che in qualche modo vanno nella direzione per la tutela e per il rilancio dei diritti, per il rilancio delle proposte anche per la qualità della scuola.
Però l'idea in qualche modo di lanciare una campagna di assemblee, e ho finito, diciamo all'interno dei luoghi di lavoro in cui si discuta, a partire da una piattaforma, e quindi politica, non soltanto a partire dal fatto di decidere se o non bloccare gli scrutini in quella scuola, perché già questo, diciamo, potrebbe creare, come dire, momenti anche di divisione all'interno dei luoghi di lavoro. E in questo momento, e finisco così, guardate, in questo momento noi abbiamo una situazione storico-politica in cui tutto tende a frammentarsi. Tende a frammentarsi il lavoro, mettendo uno contro gli altri precari e non precari, tende a frammentarsi, come dire, la società attraverso le generazioni, giovani e meno giovani, che si sentono in qualche modo contrapposti da interessi diversi. Si contrappone il paese tra i nord e sud che in qualche modo vivono situazioni diverse. C'è una fase storica in cui anche la crisi, la pesante crisi che stiamo vivendo, che in qualche modo porta alla sofferenza ai lavoratori con tanti licenziamenti, e quando uno soffre si chiude, si difende, diventa più corporativo, in qualche modo cerca di difendere una propria posizione, però è chiaro che questo è un momento in cui più si corporativizza la società e più noi indeboliamo il fronte dei lavoratori, quindi con una debolezza che diventa più endemica, diciamo più strutturale. Ecco, noi invece abbiamo la necessità, a nostro avviso, di creare consensi e di unire la filiera dei lavoratori, mettere insieme le diverse esigenze dei lavoratori, come sempre abbiamo cercato di fare, non soltanto i docenti con l'ATA, ma docenti, col personale ATA per quanto riguarda la scuola, ma anche tutti i comparti della conoscenza, e in qualche modo provare a contrastare, diciamo, questa deriva. Io ad esempio partirei da questo momento di discussione che noi potremmo fare con un'assemblea cittadina, e perché no? Cominciare a pensare, ad esempio, anche un po' più avanti o anche in coincidenza, diciamo, del periodo degli scrutini, io dico il periodo non essendoci, diciamo, una giornata particolare, creare, diciamo, giornate in cui nelle scuole, simbolicamente, ma non soltanto simbolicamente, i lavoratori della scuola promuovono una giornata di, non voglio dire di occupazione, perché è una parola, diciamo, che forse... ma una giornata in cui le scuole rimangano aperte, una giornata di riflessione nella scuola, in tutte le scuole della Sicilia, in cui pregare gli ATA quella giornata, invitando i genitori, invitando gli studenti, cioè far sì che ci sia un giorno della scuola siciliana in cui tutte le scuole rimangano aperte per quella giornata dalla mattina alla sera, lavorando ma facendole diventare momento di discussione, cioè creare un movimento, un momento mediatico anche, in cui fare capire che nella scuola non tutto va bene, va tutto male, e che le scuole sono in effervescenza, creare anche una discussione con la politica, con i partiti, e quindi costruire ancora una volta mobilitazione e iniziative che in qualche modo creino impatto e creino, come dire, qualcosa che costringa la società. Guardate, il percorso non è breve. Noi questo lo dobbiamo sapere, la strada è lunga, perché il governo è quello che è, c'è bisogno di, come dire, perseveranza, determinazione e convinzione. Io credo che, come dire, con le difficoltà che abbiamo, ma con la consapevolezza e con la determinazione, si può costruire, pensando e sperando che il fronte dei sindacati si riunisca, e anche costruendo momenti di discussione con i precari, con i coordinamenti, con questi movimenti che nascono, che in qualche modo, di cui noi siamo molto interessati a discutere con loro, e costruire con loro piattaforme, momenti anche di mobilitazione e di lotta. La CGIL, finisco ancora una volta, ha già proclamato uno sciopero generale nel mese di marzo, a partire dal fisco, ma anche, diciamo, ritornando a partire dai temi della conoscenza, per dire che noi certamente non ci rassegniamo con forme di lotta che certamente sono anche onerose, ma con forme di lotta che in qualche modo possano testimoniare un dissenso, una idea di società e di progetto paese che non è quello che questo governo, diciamo, vuole dare, e che invece noi vogliamo che sia difeso. Dopodiché, per tutto il resto, ho finito, il nostro congresso deciderà le proposte programmatiche e anche le azioni di lotta, e come sempre democraticamente, come dire, porteremo avanti quelle iniziative che il congresso nazionale della FLC e quello della CGIL porterà avanti.